appartenente al Boxing Club Miunia di Bisons Parigi, Ibrahim Chaou. Accompagnato dalla bandiera francese, angolo blu per Ibrahim Chaou. Ed è arrivato il momento di introdurre colui per cui questa serata è stata organizzata. E veniamo a parlare un attimo di Francesco Rinuccini, prima di presentarlo. Campione italiano di Thai Box, 45 incontri, 40 vittorie. Da Sansepolcro, Alessandro Rinuccini. Pubblico è tutto in piedi, è tutto pronto. Ricordiamo che i due atleti hanno entrambi 21 anni, il peso è più o meno lo stesso, essendo quello di Ibrahim Chaou, 65 kg 900, e quello di Alessandro Rinuccini, 66 kg e 200. Signori, è il momento degli inni nazionali. Per Alessandro Rinuccini. Appartiene alla scuderia Balisti. Prima di iniziare il combattimento, rifacendoci a
quell'inizio nel quale ho parlato della nostra tradizione pugilistica, vorrei chiamare sul palco per salutare i due contendenti quella che è unanimemente considerata la nostra gloria locale dal punto di vista pugilistico. Signori, sta per salire sul ring, all'età di 70 anni, credo, o 71, 72, il mitico Pietro Besi! Fumi, raggi laser, mai avuti, neanche quando il mitico Zillone che va a salutare, oltre che il pubblico, che si ricorda di lui, dei suoi combattimenti con Dante Canè, Pepi Ross. Ricordiamo che ha incrociato i guantoni con Floyd Patterson, campione del mondo, bicampione del mondo. È stato sparring e amico di Nino Benvenuti. Ed è tuttora... Quanti anni? 72. Il ringraziamento a Pietro Besi. E a questo punto, signori, concentrazione, perché sta per iniziare l'incontro valido per il titolo mondiale. Ricordiamo che l'incontro si svolge sulle 5 riprese. Essendo, come abbiamo detto, valido per il titolo mondiale. Let's see what the night
Ricordo che il campionato mondiale è sulla lunghezza dei 5 round, 5 round da 2 minuti ciascuno. Ricordo che oltre al giudice arbitro Francesco Pellegrino sono giudici anche Matteo Manganello e Bascini Blaster. Voilà, voilà, encore, voilà, finis par là, finis par là.
Vittorio!
è il momento. Fate sentire che ci siete. Bravo, levez-vous.
Un applauso grandissimo! Applauso per Alessandro Riguccini! Applausi per quello che ha fatto questo ragazzo! Applausi per i sacrifici che ha fatto! Da San Sepolcro a Livorno tutte le settimane per allenarsi per il campionato mondiale! Vediamo l'arbitro, giudice anche lui che ritira i cartellini da parte dei giurati, che sono Matteo Manganello e il giudice francese Bassini Lassen. È stato un bel combattimento, quello fra Alessandro Riguccini e Ibrahim Chaou. A termine di questa bellissima serata abbiamo parlato di tutto quello che c'è stato. Io credo che dobbiamo fare prima di tutto un ringraziamento ad Alessandro Riguccini, che ha riportato a San Sepolcro il grande sport. E per quanto riguarda il campionato mondiale, vince con verdetto unanime Ibrahim Chaou! Al di là di tutto è stato... quello che mi preme ricordare, per favore rimaniamo un attimo, io direi onore al campione mondiale, complimenti, e un applauso ancora una volta ad Alessandro Riguccini, a lui dobbiamo quello a cui abbiamo assistito questa sera, non dimenticatelo, vediamo di dare magari prossimamente un'altra possibilità al nostro meraviglioso atleta perché possa nuovamente battersi per il titolo mondiale. Signori, grazie per esserci stati. Buonanotte. Vabbè, scusate, c'è la premiazione, chiaramente. Aspettiamo che lo sconfitto arrivi al centro del ring, dopo aver sbucciato i guantoni, non può concludersi senza una premiazione e senza la consegna della cintura di campione del mondo. Premiazione per Alessandro Riguccini. E ancora un applauso per lui, grande! Signori, onore al merito. Ed ora la corona Waco Pro di campione del mondo per Ibrahim Chaou. Un applauso!
poco ricordo di una serata che ha riportato a San Francisco il grande sport. Oh, ho detto la mia, dopo il costato.